Allora a tutti raga, benvenuti in un nuovo video, sono i vostri Lelcolli. Allora raga, ufficiale, Luka Modric, nuovo pallone d'oro 2018. Dopo il tiro a molla fra CR7 e Messi, sempre stato loro due, come si dice, competizione per il pallone d'oro, stavolta quando due litiganti, Luka Modric, Rida. E infatti la classifica è questa, nel podio Luka Modric primo, secondo CR7 e terzo Griezmann. Però meritava più CR7 per quello che ha fatto in Champions League, per averla vinta, aver fatto il campionato degno. Secondo me CR7 meritava di più. Anche se Griezmann ha vinto l'Europa League, ha vinto con l'Atletico Madrid, ha vinto l'Europa League, con la Francia è diventato campione del mondo, però è arrivato terzo. CR7 che ha vinto la Champions è arrivato secondo. Luka Modric con la sua Croazia è arrivato fino in finale nel mondiale. È arrivato secondo perché ha perso con la Francia, vice campione del mondo. Mbappé è il migliore giovane, poi anche premiato Mbappé del Paris Saint-Germain come miglior giovane. Tutti contenti. L'era di CR7 Messi ormai è finito e inizia quella di Luka Modric. Chissà poi il prossimo anno come se la giocheranno, come giocherà. Secondo me, nella mia opinione, se Cristiano Ronaldo era ancora Real Madrid, lo vinceva di sicuro. Lo vinceva di sicuro perché era un grande campione, fuori classe, e alla portata di tutti, cioè fuori portata, perché è un livello straordinario, anche a 33 anni. Cioè lui dimostra di avere ancora 18 anni, è ancora giovane. Infatti quello che sta facendo la Juventus sta proprio facendo bene, anzi stra bene. Però secondo me CR7 non andava alla Juve, rimaneva Real Madrid e lo vinceva di sicuro, il suo sesto pallone d'oro. Batteva Messi perché ferma a 5. Meglio, io ero sicuro, anzi, mi giocavo tutto. CR7 Real Madrid, pallone d'oro, adesso che la Juventus, chissà perché, ha vinto Modric. Vabbè, io ho sempre detto, lì gira un po' di mafia, un po' di soldi, quindi chi gioca a Real Madrid vince per forza il pallone d'oro, perché le altre squadre europee come Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, i giocatori attuali che giocano lì e danno sempre tutto loro stesso, il massimo, il 100%, non dicono mai niente, chissà perché. Ha vinto uno del Real Madrid, però ormai l'abbiamo capito. Chissà, a Real Madrid, chi gioca a Real Madrid vince sempre qualcosa, e il pallone d'oro ovviamente. Vabbè, per quest'anno è andata così, dai. Però il prossimo anno vedremo chi lo vincerà, perché se CR7 continua a stupire così, vincerà di sicuro il prossimo anno. E visto che essendo alla Juventus, torneremo di nuovo sul tetto del mondo, perché io sono sicuro che porteremo a casa la Champions League, la vinceremo di sicuro, l'anno buono me lo sento, quindi CR7 oltre ad alzare la Coppa delle Grandi Orecchie, la Coppa Campioni, Champions League, porterà anche a casa il pallone d'oro alzandolo alla faccia dei rosiconi, visto che la Juventus domineremo per un po' di anni, quindi per me meritava più CR7 che Modric. Comunque, è andata così, quest'anno e il prossimo anno vedremo se c'è di nuovo un tira molla fra CR7 e Messi, lo vedremo, dai, vedremo solo vivendo cosa succederà prossimo anno ovviamente. Conclusione raga, Luka Modric, il pallone d'oro 2018
Boh, felice per lui, il prossimo anno vedremo se lo vincerà ancora. Il suo primo pallone d'oro nella sua vita, pensate. E c'è sempre la prima volta alla fine, per tutti. È così. Vabbè, va, il video è finito qua, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere le vostre opinioni, se è giusto o no dare il pallone d'oro a Modric o no. O volevate qualcun altro. Fatemi sapere chi di voi che meritava di più il pallone d'oro 2018. O Modric o qualcun altro. Fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti qua sotto. Come sempre tutti i link dei miei social li trovate nei box. Facebook, Twitter, Instagram, Musical. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E come sempre ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bagazzo, sono i conti. Ciao e alla prossima.